Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un prototipo molto interessante che mi è stato inviato dagli autori, che vedete qui davanti, Medieval Monster Hunt, o più facilmente conosciuto come Hunt, che è un gioco di sfida e combattimenti fra cacciatori, un gioco di carte, all'interno di un dungeon dove ricorda anche un po' The Witcher, se vogliamo. Questo è un gioco attualmente autoprodotto, gioco di Carlo Todeschini e disegni di Mattia Simone. Un gioco che raggiungerà il Kickstarter tra il 2024, penso primi del 2025, ma di cui vi lascio il link perché è già ordinabile, quindi vi lascio il primo link in descrizione per ordinarlo e attualmente è autoprodotto e per venderlo dovete richiederlo direttamente agli autori. Però da qui ho detto all'inizio del prossimo anno dovrebbe avere anche un suo Kickstarter dove addirittura ci saranno degli stretch goal, vari pledge e ovviamente anche espansioni e cose in più. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Hunt è un gioco di carte, come detto poc'anzi, autoprodotto. Un gioco di carte molto semplice, una scatolina come vedete qui davanti, molto contenuta anche come dimensioni, per quanto alla fine le dimensioni della scatola, appunto, è un gioco molto portatile, lo potete portare ovunque, però contenuta all'interno, per quanto si tratti solo di un gioco di carte, è molto interessante perché abbiamo anche una componente di dadi che a me piace da morire, perché io, a parte che essere sfegatato per i giochi American, a me ad esempio un Tainted Grail, che lo adoro, apro una piccola parentesi, uno dei board game più belli mai creati, però giocare con gli attacchi sotto forma di carte non mi dice niente. Mi abbassa di molto la voglia. Per me il bello è dover sommare una carta al lancio di un dado, quindi la carta dà una possanza al dado. E in questo caso è il regolamento di Hunt, perché noi terremo una squadra di tre cacciatori o due cacciatori in caso dovessimo giocare quattro player, perché il gioco è da 1 a 4. Non è assolutamente cooperativo, qui vince soltanto un giocatore, tutti gli altri ovviamente si va a fare la conta dei punti ma perdono, quindi c'è un posto soltanto, ed è un gioco che dura una mezz'oretta, dai 10 anni in su. Noi avremo le nostre carte cacciatore. Ciascun cacciatore è differente e all'inizio nella propria squadra, che sia di 2 o di 3, vengono pescati casualmente, girati a testa lì giù che non si possono vedere. C'è ad esempio il cavaliere, che è più forte a combattere, ha delle abilità speciali legate al combattimento e può indossare delle armature. O ad esempio l'alchimista, che non indossa armature, usa, mi sembra, un solo tipo di arma, ma per la maggior parte usa tantissimi potenziamenti o armi magiche. Mentre ad esempio invece il cavaliere ed altri non le possono utilizzare. Quindi ogni personaggio è ben caratterizzato e il gioco ne risulta, secondo me, particolarmente bilanciato. Poi comunque è un gioco veloce, anche farci una partita. Se c'è qualcosa che non torna in 30 minuti, te ne fai un'altra, quindi voglio dire, è anche un gioco molto molto facile. Ci sono delle carte dungeon che, in una maniera classica, vengono tipo Scope Panzer, mi viene in mente, vengono messe tutte quante coperte e stanno a identificare le varie sezioni del dungeon che devono essere ovviamente esplorate. Regolamento molto semplice ci dice che quando è il turno di un giocatore può fare un'azione fra le quattro disponibili, che siano tipo combattere un mostro, quindi un mostro già rivelato sulla stanza, pescare una carta equipaggiamento, che l'equipaggiamento è in comune, però può ottenere al massimo o 8 o 9 carte in mano, mi sembra 9. Quindi se ne ha più di 9 deve scartare una carta e metterla in fondo al mazzo dell'equipaggiamento. Ripeto, equipaggiamento in comune per tutti i giocatori. Quindi pesca delle carte e se le tiene coperte in mano, mentre invece i cacciatori che ha disponibile li tiene tutti quanti a visione degli altri giocatori seduti al tavolo. Poi un'azione è rubare. Si ruba un oggetto casualmente dalla mano di un altro giocatore, qualsiasi al tavolo, però gli se ne dà uno dei nostri, o addirittura c'è un'azione, come vi ho detto, di esplorare una stanza. Quindi abbiamo questo dungeon con queste carte che quando vengono girate, queste carte vanno a rivelare cosa c'è sotto. Potrebbe essere una trappola, perdi una carta, potrebbe essere una carta vuoto di memoria o qualcosa del genere che dovete scambiare. Uno dei vostri cacciatori casualmente con il cacciatore di un altro giocatore, una specie di teleport, una cosa strana. Oppure potrebbe essere una carta mostro. E quando la carta mostro viene messa in campo, abbiamo due scelte: o scappare perdendo delle armi, scattando delle armi, o combattendo il mostro. Se scapperemo, il mostro resterà rivelato in quella zona e gli altri giocatori potranno combatterlo.
Se si vince il combattimento col mostro, la carta del mostro ce la terremo e ogni mostro ha un punteggio sulla carta. Quindi, classico Geralt di Rivia, ammazza il mostro e si porta via la testa. Alla fine chi ha più teste si fa il conto dei punti sulle carte dei mostri e quel giocatore avrà vinto la partita. Quindi è molto semplice come gioco. Oppure può uscire una carta dungeon chiamata duello o qualcosa del genere, scontro, che per forza di cose, per forza, dovremo fare lo scontro contro un altro giocatore. E lì arriva la parte carina, perché dei due o tre, a seconda dei giocatori che saremo, cacciatori che avremo nel roster, potremo scegliere quale usare. Quando si va a fare il combattimento, ciascun giocatore delle 9 carte equipaggiamento che ha in mano, o carte equipaggiamento o potenziamento, ne metterà in campo quante ne vuole, però ricordandosi il limite imposto sulla carta. Se il cavaliere vuole un'arma magica, cioè un potenziamento, un'arma magica e un'armatura, quelle tre gli puoi dare. Però il giocatore di là non sa quale le metterai, quanto forti sono, perché ogni carta ha un valore segnato sopra. Quindi te gli va a dare le carte equipaggiamento coperte, l'altro giocatore mette le altre carte equipaggiamento coperte e alla fine si vanno a girare tutti insieme quando si dice pronto. Girandole tutte insieme le carte danno una possanza, perché si vanno a tirare dei dadi, dado da 6, dado da 12, ci sono vari tagli, con i colori che sono elencati sulle carte, tra l'altro sono anche molto carini. E qui c'è la componente che mi piace di più, perché si vanno a tirare tutti i dadi, ad esempio il cavaliere di base tira 2 dadi da 6, magari c'ha la spada che gli dà altri 2 dadi da 6 e un potenziamento che gli dà un dado da 10, quindi tira 4 dadi da 6 e un dado da 10. Il difensore guarda tutti i valori di difesa che ha fra armatura, difesa personale ed altro e li tirano. Il giocatore che su un singolo dado, non su tutti, su un singolo dado fa un risultato più alto di tutti i dadi dell'avversario, quindi se questo con tutti i suoi dadi fa un 5 e quell'altro con tutti i suoi dadi fa un 4, ha perso il combattimento. Può finire che vince il combattimento, perde il combattimento, ovviamente se fanno pari in pareggio. Pareggio, tutti si riprendono le carte in mano e gli eroi. Vittoria dell'attaccante, può decidere se rubare tutte le carte equipaggiamento che l'eroe ha lasciato cadere, se le mette in mano nel limite di 9 e l'eroe torna, il cacciatore torna in mano al rivale, oppure può decidere di lasciargli tutte le carte del loot ma l'eroe muore, perché la partita finisce anche quando rimane un solo giocatore e tutti gli altri eroi degli altri giocatori sono morti. Oppure se vince il difensore passa ad attaccante, si rifà il giro e se niente di fatto, niente di fatto. Se il difensore vince l'attacco, stesse cose. Decide se tenesse le carte o il trofeo di aver ucciso un altro giocatore. E questa è la parte del combattimento. Quindi, nell'esempio che vedete ora a video, vedete una carta eroe con delle carte equipaggiamento e dei dadi associati. Perché vi fa vedere che quell'eroe con quell'equipaggiamento che gli è stato dato avrà quei dadi di attacco. Quelli sono i dadi che tirerà e deve fare un valore soltanto più alto di quello dell'avversario. Finisce il gioco quando tutte le stanze del dungeon sono state esplorate, quando tutti i mostri sono stati uccisi o quando rimane un solo giocatore perché tutti gli altri hanno perso la propria squadra. Quindi è un gioco veramente molto semplice. In conclusione, come detto, date un'occhiata al sito perché è già ordinabile da ora, però soltanto la scatolina di base che vedete qui. Praticamente lo ordinate privatamente, lo pagate e ve lo mandano. Però il gioco avrà un suo Kickstarter, un suo crowdfunding, ovviamente molto importante, che io voglio rivedere anche che espansioni usciranno, perché è una piccolezza, però è carino. Boh, mi garba, tira dadi, combatta, ammazza mostri. Poi le carte sono disegnate anche particolarmente bene, mi piace lo stile un po' oscuro alla Darkest Dungeon, o appunto The Witcher, secondo me è quello più vicino, ed è un gioco veramente molto interessante. Io ringrazio gli autori per avermene mandato questa copia recensione in versione, io dico prototipo ma non è, perché cioè lo comprate, quindi va sicuro che per anche come è fatto niente tutto non è un prototipo, è il gioco finale praticamente, però soltanto che al momento è autoprodotto. È un gioco veramente interessante, è sia un bel gioco da divertirsi con gli amici che anche un filler tranquillamente per fare una partita. Seguite il primo link in descrizione per restare aggiornati direttamente su dove acquistarlo. Fatemi sapere cosa ne pensate, per me sono giochi bellini perché anche questo, dove lo porti, fai una partita e fai divertire. E chissà come verrà arricchito poi con future espansioni e aggiornamenti, potrebbe diventare veramente molto interessante. Ciao a tutti, alla prossima!